Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella terza ed ultima parte di video riguardanti il bosco. Oggi ci troviamo qui per conoscere alcuni tipi di piante presenti in quest'area. Queste sono fragole, crescono in ambienti umidi nel sottobosco, crea un tappeto fitto, stolona facendo altre piantine. Questi sono i suoi frutti che sono buonissimi. Di piante commestibili e non ce ne sono davvero migliaia. Ho deciso comunque di portarvene alcune in questo video e le altre ve le porterò nei video successivi. Questa è una pianta fitodepurante, depurativa per l'organismo. Questa si chiama piantagine. Cresce sia in prati, in ambienti umidi oppure in ambienti aridi. È una pianta fantastica, può essere consumata tramite decotto, tramite tisana oppure anche così come insalata. Anche questa è una piantagine e può essere utilizzata e consumata come la pianta precedente. Se non siete esperti nella raccolta di piante, vi consiglio di non raccogliere perché ci sono anche piante che sono mortali, come per esempio questa. È una pianta mortale, questa è belladonna, della famiglia delle solanacee, crea delle bacche nere che sono mortali. Quindi mi raccomando, se vedete questa pianta stategli distante, non toccatela con le mani. Questa è menta, una pianta che vive in ambienti umidi vicino a laghi, a rive di stagni, di corsi d'acqua, di ruscelli. Questa è una pianta molto usata in cucina, una pianta officinale, viene usata anche per l'igiene orale. La saggina anticamente veniva usata per creare scope e mentre noi siamo qui a passeggiare, da qualche altra parte ci sono degli animaletti che si fanno le scorte di cibo per poter resistere durante l'inverno. Queste sono le violette, sono anche commestibili i loro fiori. Questo che vedete qua è tutto un muro di more e le more sono buonissime. Ci sono piante che indicano anche la presenza di acqua, per esempio questa. Questa è una pianta che quando è presente significa che è anche presente dell'acqua. Qui sotto c'è un altro ruscello. Se in mezzo a voi c'è qualcuno che si interessa di minerali, vi consiglio il canale di Mineral Show, un canale davvero molto interessante e utile. Mi raccomando, iscrivetevi da lui e attivate la campanella. Ebbene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per aver visto tutti e tre i video riguardanti la natura. Questa serie finisce qui, comunque uscirà un video a settimana riguardante la natura. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!